Come sapete, in questo ultimo periodo sono stata molto impegnata nella ristrutturazione di questa casa, anzi direi quasi 1 anno e 2 mesi, e mi ha portato via molto tempo, molta energia, però adesso sono davvero, davvero molto contenta e quindi voglio condividere con voi questa ristrutturazione. Oltre ad essere appassionata di cucito, mi piacciono anche appunto la ristrutturazione, il bricolage, la trasformazione delle case vecchie in qualcosa di nuovo. Sei presente quei programmi su Home and Garden dove ci sono le trasformazioni? Ecco, potrei fare uno di quelli lì, mi piace veramente tantissimo. Ho quindi trasformato questa casa, ho creato 2 camere con 2 bagni da poter affittare per ospitare le persone, perché ospitare le persone è un'altra cosa che mi piace, entrare in contatto con persone di tutto il mondo è bellissimo. Sono stata molto contenta del risultato, ho tenuto qualche pezzo che ho trovato nella casa. Alcune cose sono frutto del bricolage, qualcosa di Ikea, di Amazon, e un pizzico di fantasia, molta creatività con attenzione al portafoglio. E fatemi sapere quindi cosa ne pensate, quale vi piace di più. Quindi vi invito, se venite a Udine, noi ci troviamo veramente alle porte di Udine, di venire a soggiornare qui e così ci possiamo anche conoscere, magari cuciamo anche qualcosa insieme. Infatti al piano terra c'è la mia craft room, che però ancora non è completa, quindi non ve la faccio vedere ancora. E intanto poi noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Oltre al piano terra, la casa ha 2 piani. Iniziamo quindi dal secondo piano, in cui si accede tramite questa scala. Qui c'era un'unica stanza sottotetto con un lucernaio nel soffitto, le travi a vista, un'unica finestra, il perlinato su una parete, il parquet per terra. E alcuni mobili che ho recuperato, come questa panca che ho rifoderato. Ho quindi rifatto la scala, imbiancato tutto, cambiato il pavimento e ho creato una camera con un bagno su questo unico piano. Quindi questa è la camera dove ho mantenuto ovviamente le travi a vista che erano bellissime. Ho aggiunto una finestra e ho tolto il lucernaio. Ho recuperato questo bellissimo orologio a pendolo. Messo la carta da parati, questa appunto è la seconda finestra e ho creato un bagno in camera, quindi ho fatto una parete in cartongesso e il bagno è moderno, ho mantenuto comunque le travi a vista, ho messo il parquet ovunque, quindi in tutta la casa, anche nel bagno, il riscaldamento appunto a pavimento e ho fatto tutta una doccia di 1,20 m. Ampio spazio negli armadi, l'angolo per poter prendere uno snack, fare colazione, mangiare uno spuntino, bere un caffè o un tè. E poi un comodo letto con i cassettoni per riporre le cose e la TV per vedere le serie preferite. Non manca il condizionatore per l'estate. Quindi questa era la camera. E adesso è diventata così, molta luce e romanticismo. Scendiamo quindi le scale per arrivare al primo piano, dove c'è comunque un balcone. Questo non era sfruttato come angolo di relax, ma era per lo più un deposito, come si può vedere da qua. Quindi vediamo sempre le mie bellissime scale con le corde. Arriviamo nel balcone che invece ho creato un angolo relax per poter comunque mangiare, fare 2 chiacchiere, chi fuma fumare una sigaretta e c'è anche l'ombrellone per le giornate più soleggiate. Ecco qui quindi la trasformazione delle scale con molta più luce. Entriamo quindi nella prima camera, quella al piano primo. Era così, quindi un po' un deposito, un divano letto, il vecchio riscaldamento e adesso è diventata così. Quindi una camera accogliente, questa è la camera luminosa, così chiamata appunto perché c'è molta luce. E anche qui abbiamo l'angolo per uno snack, una colazione con la panca trasformata e mantenuta, un comodo letto con i cassettoni, un ampio armadio per riporre le cose, qualche fotografia del Friuli Venezia Giulia e di Udine. Molto calore anche qui, qualche pezzo di recupero, qualche bricolage. Ed ecco qui la trasformazione della camera, davvero molto bella. Passiamo quindi sul pianerottolo al bagno della prima camera, che era così.
Ed è stato trasformato, e ho mantenuto questo specchio antico, è stato trasformato in un bagno assolutamente moderno, e con queste belle piastrelle dall'effetto cemento, molto vetro, legno per terra, e i sanitari nuovi appoggiati a terra, lavandino sospeso. Molto moderno, e il risultato è davvero davvero carino, mi piace molto. Ogni bagno è dotato di phon, asciugamani, le camere sono dotate ovviamente di lenzuola e questa è la trasformazione appunto del bagno. Scendiamo poi le scale per arrivare a quello che era il piano terra che io ho separato e che adesso è diventata la mia craft room. E qua c'era un angolo cottura. Ah, io ho messo una parete per separare, ma la trasformazione la vedremo in un altro video. Allora, spero che questo video ti sia piaciuto. Ti lascio qua sotto nella info box le informazioni e i link su Airbnb. E se hai piacere di venire a trovarmi a Udine, soggiornare in questa bella città per scoprirla, volentieri avrei piacere di ospitarti, di fare la tua conoscenza, magari cuciamo anche qualcosina. E intanto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!